La situazione, abbiamo la valle di Kafira che è occupata dalle forze talebane. In mappa qui dietro di me potete vedere la zona operativa marcata dal rettangolo in rosso. È una valle chiusa con due montagne alte ai lati e il percorso è completamente sullo sterrato, quindi c'è una probabilità molto alta di avere degli edi su strada e a fianco della strada. Noi voleremo nella FOB Delta con un elicottero e là ci aspettano purtroppo dei mezzi in disuso che sono degli Envi che devono essere utilizzati in quanto sono un surplus. Quindi fate attenzione perché gli Envi esplodono e basta. Quindi Boh, attenzione alle mine. Sì, gli MRAP abbiamo non provati la possiamo settimana scorsa, usarle. no? E infatti noi ci hanno detto che gli MRAP non li possiamo usare in questo momento perché dobbiamo risparmiare le risorse. Allora, nella zona si trovano civili in minoranza e una grande quantità di talebani. Non c'è nessuna struttura medica e non c'è nessun blu praticamente presente nella valle. Quindi fuoco libero su ostili con fucili, con armi, RPG, eccetera. Ma attenzione a non bucare troppo le case perché ci vive la gente. L'obiettivo sarà quello di procedere in convoglio all'interno della valle e controllare ovviamente i villaggi, ma io dubito che non avremo contatto, quindi per forza di cose ci dobbiamo fermare, bonificare villaggio per villaggio che troviamo. La missione potrebbe andare avanti anche durante la notte, quindi attenzione ad avere visore notturno e equipaggiamento per la notte, quindi dovreste avere tutto compreso IR e Strobo visore. laser. Strobo laser IR, perfetto. Lo strobo di solito, sai, costano soldi, quindi anche loro ne abbiamo un po' pochi. Allora, iniziamo. Assassin, che abbiamo? Ares. Sono Ares, ti voglio come TL. E adesso appena arriva il capitano Dark lo voglio in 2 IC, second in charge. Poi noi ci dividiamo su due veicoli, Assassin 1 e Assassin 2 per quanto riguarda i codici radio. Toso, Ares e Sketch sul primo NV. E io, Shadow e il capitano Dark sul secondo. Tutto chiaro? Signore. Siete Assassin 1 davanti e noi siamo Assassin 2 dietro. Per quanto riguarda Hitman, chi è in comando? Io al momento, però poi subentrerà CEO nel momento in cui si presenta. Perfetto, CEO è il primo, tu sei il 2IC. Nome, nominativo? Pachi. Pachi, io per il momento ti chiamo Atwell quando ti chiamo. Ti chiamo Hitman Atwell. Voi siete, vi dividete 3-4 per veicolo massimo, dovrete fare 3-4 veicoli, immagino. Adesso Dovrebbero vediamo di esserci. aggiustarci. Chiamo in ordine di marcia da Hitman 1 a Hitman 3 o 4 in base a quanti siete. Perfetto. Per quanto riguarda la missione, ora voleremo verso la FOB Delta. Sono quasi le 4 di pomeriggio, dovevamo partire alle 2. Vabbè. Siamo un po' in ritardo, quindi la notte la prevedo che arriverà. Arriverà. Voliamo là e prendiamo gli NV, ci mettiamo in fila, facciamo un check e poi partiamo per la valle seguendo la linea blu che è la strada e al Line Sword ci fermiamo, facciamo un check della zona e poi continuiamo fino all'OBJ Alpha. E daremo rapporto al TOC. Dovremmo arrivare stasera all'OBJ Bravo. Se si risolve velocemente, arriveremo come scritto in mappa all'OBJ Charlie. Tutto chiaro? Ci sono domande? Per le comunicazioni radio Sì, abbiamo dei giusto. canali.
Per le comunicazioni radio, il canale 10 per quanto riguarda i capisquadra, il 7 JTAC e aerei e elicotteri, quindi per i JTAC. Io direi, voi sceglietevi il vostro canale, la mia Assassin, ragazzi, volete il 15, 14, avete preferenze? Nessuna, va bene qualsiasi Allora, 14, 15 e 16 sono riservate ad Assassin. Voi avete delle preferenze? siamo al O... 6. Ok, quindi 4, 5, 6 a Hitman. Perfetto. Va bene. Perché poi se volete magari un canale radio in più per separare le squadre, avete Sì, ci 4, aggiustiamo noi. 5, 6. 7 per il JTA, potete prendere anche da 3. 3, 4, 5, 6 per siete, se siete in 4 in macchina. Magari avete l'esigenza di usare un canale in più. Ci siamo tutti? È posto sul banner di sinistra, eh? Ok. Boom. Dimmi quando sei pronto per il volo. Libero anche di atterrare fuori, Winter, se non ti piace come ha messo l'H addosso. Ricevuto. No, per aprire il comando per settare i canali. Si sentono da un comincino all'altro. È chiaro. La sposta in Boom. un'altra parte. Procediamo. Diventa muovere. A tutti gli hitman assassin muove, passo. D'accordo. Vai, vai. Mi sono portato anche una 117. Boh, hai fatto bene. Erba e birra l'hai portata. Allora, no, l'arma l'ho portata io. Ok. La birra c'è la sketch se... Sketch? La diga? L'hai portata, La vero? birra. Io ce l'ho qua davanti, sì. No, però dell'acqua io ho una razza di militare e un paio di bottiglie d'acqua. Ma le mangio io la razza di militare, ve la do. Eagle One si è fermato ad andare a pisciare. Va, bisogna... Piano, piano, Toso, piano. Lo so, guida pulita. A tutto il convoglio diradamento 20 metri, velocità massima 50 km orari, passo.
Ok, aspetta, che cos'era? Qual era il tasto? Era insert per... Inse per il cruise. Almeno la metà 50. Sì. Ok. Siamo organizzati. Sì. Posso scendere e riparare la macchina? Sì, dai, scendi e ripara la macchina, dai, io stiamo qua. Aia! Sono saltati su un IED. Hitman 1, Hitman 2 è stato colpito da IED. È ricevuto. Winter, Winter, qui maggiore, abbiamo bisogno di un'evacuazione medica immediata, passo, sulla nostra posizione. OBJ, Alfa, passo. Andiamo a vedere. A tutti gli hitmen, mettersi in copertura, passo. Il mezzo è andato, immagino. Avete dei feriti? Ares, comunicatoso che abbiamo un IED segnalato più avanti. E di venire avanti con la macchina. Avanti, Angel. Chiedo di fare RTB break. Affermativo, fai RTB, passo. Affermativo, Angel 1-1, sarà disponibile entro 5 minuti. Ricevuto, chiudo. Ares, fai venire avanti Toso col veicolo. Sì. E dice la squadra che sta facendo prestazione all'altro. Sì, aspetta che... A tutti gli hitmen sta arrivando un mezzo nuovo, passo. Ricevuto. Con l'elicottero adesso gli ho fatto recuperare un altro Envy. E sta arrivando qua con le corde. Come basso. Dicevo. Dicevo che adesso arriva l'elicottero, gli porta un Envy. Maggiore, l'ok per avanzare di qua, insomma. Sì, digli di venire, di avanzare, che c'è un IED là davanti, c'è bisogno di Toso per sminare. Toso, guarda che più avanti c'è un IED. Vado a prendere. No. Avete fatto piangere un bambino. Maggiore, la prossima volta può venire adesso. Prossima volta? Quindi adesso. Dopo, perché... Sì, però sto raccontando. Vabbè, dov'è? Di fondo. Davanti. Abbiamo preso in custodia due ostili che si sono arresi.
Ricevuto, ottimo lavoro, chiudo. Ma in che canale trovo letto l'altro? 10. Sono 10 sempre, ok. Perfetto. Io sono 10, loro sono sul 10, boh, sono tutti sul 10 capisquadra. Perché sennò mi stavo scavando di Eddie mentre Toso si avvicinava. No, chi è che si sta avvicinando? Era Toso. Ma l'altro? Penso sia un altro geniale. Sì, boom. Con una gara di... Medaglia di porpora, no? Come... Sì. Ah. Sì, quella che si danno i morti. Hitman, avete bisogno un calibro 50 o un Mark 19? Passo. Ah, prendiamo calibro 50 questa volta. Ricevuto, mezzo in arrivo, chiudo. Cosa riporta che gli è disso? Adesso dimmi tutto. È bellissimo. Grazie. Togliamo la patente a Winter. A Winter Toso. Toso. La sorprendiamo per guida in stato di ebbrezza. Sì. È sotto stupefacenti probabilmente. Chissà cosa ci ha messo in quelle cicche. Che zoppica. Non possiamo anche lasciarli lì. Shadow, zoppichi, ti do un po' di morfina. Non ti sente, che dici? Ah, stai zoppicando. Dai, scendo un attimo dalla torre. Qualcuno lo sostituisca. C'è là sotto. Arrivo. Vado a avvisare. Chi ha dove andare? Però. Raga, uno di voi due davanti, venite un attimo in torretta, che non si sa mai. Perché mi corre? Io sei riuscito a curarti alla fine. I prigionieri li estraiamo dopo? Al ritorno? Ma chi è che ha bisogno di cure? Io ho un possibile stitch. Ah, vuoi... La sutura. Infatti do un antidolorifico, to. Fanno sempre però, bene. Perché... Avevo un leggero taglio, di conseguenza perdevo un po' di sangue. Da noi di solito non ma è una ferita, si benda e poi si può sticciare. Non c'era bisogno di sticciarla questa. No, era leggero. Però ti ho dato un antidolorifico che va sempre va bene. No, è solo perché da noi ma tanto se ti tagli, perdi sangue e bendi, dopo un po' torna a sanguinare. Sì, dopo un po' torna a sanguinare, la devi suturare. Però boh, non si vede che non era okay, grave. Cioè c'è un civile sopra o c'è un cristiano stile? Occhio a lasciare le macchine così che i civili le rubano. E vanno via. Motoretta? Sì. Mubarak è quello. Mubarak. Potrebbero essere esplosive, eh? Sì. Adesso se il nostro... Ok. Vedete il ferro? Niente, sta scappando via, niente. Cosa fa là, tuo cugino là? Cosa ha fatto? Cugino? No, non è il suo cugino. Non ho risposto. Non è esaustiva questa. Allora Frost, tutto libero? Okay. No, ragazzi, okay, stiamo facendo brillare gli ED. Stiamo per far brillare gli ED sul... Sono in sicurezza? Sì, io sì, mi metto sì. Dietro la macchina, la prossima volta scorsa ho preso una scheggia in testa. No, l'ho messi molto bene, dai. Dai. Siamo due ingegneri. Fuoco in buca. Magari avvisate il buca. Sa che abbiamo ricevuto... Fuoco in buca. Fuoco in buca. Fuoco in buca. Boom. Vai. New. Va bene. Tutti gli dissi un salto in aria. Si sente arrivare l'Envy. Salvo imprevisti. A tutti gli hitman, veicolo in arrivo, passo.
Non so se abbiamo la gomma per terra. Ok. Sono un assassin, volete di nuovo aprire voi? Affermativo che abbiamo il rino. Ricevuto. Allora, maggiormente se abbiamo il rino, la passo. Ma vuoi far andare avanti gli altri? No, vado avanti io perché la passo. Siamo qua, 50. Affermativo, i quando pronti. Ares, vuoi guidare tu? Diciamo se non guido forse meglio. Ok, sei ubriaco anche tu. Ha tutto il convoglio in movimento verso OBJ, bravo, passo. Una domanda, ma c'era quasi sia il volume del gioco. Eh? Ma come li abbiamo messi? Che c'è un po' il volume basso. Ah, io l'ho alzato, eh. Sento tutti quanti agli altri due veicoli, però faccio fatica a sentire. Ci avrei sui tappi. Cioè, magari metto a 30. Alza la volume più manualmente, allora. Ah, Shadow, Shadow se n'è andato. Vai, è piena. Devo andare, è piena. Ok. Hitman Atwall, qui è Assassin, stiamo arrivando verso la cittadina, possibili contatti in vista, passo. Guarda, inizio a rallentare. Ah, sono sul canale di Winter. No. Paghi e rispondi all'applicazione. È 10. Inizio a rallentare, quindi proprio. Sì, che poi questi mettono gli ED all'inizio, ti fermano. Ti mandano tutto quello al paese. Soprattutto quando perdi 5 minuti di tempo. Soprattutto a Toso. Oh, non hanno ucciso nessun civile. Usando anche granate pesanti. Ah, cioè, se hanno tirato bene. Guarda che vedo una persona. Ecco, al canale degli Hitman qui, Assassin, in contatto con il nemico, passo. Ok. Ares, scendiamo un attimo a vedere la situazione. T55, ripeto, T55, passo. 100, direzione est. Occhio dietro. Hitman qui, Assassin, abbiamo un carro armato T55 verso le case, passo. È il nostro veicolo. È il nostro veicolo, è andato, meno male che io e te siamo scesi. Io ho detto di prendere copertura il più possibile dietro perché eravamo gravemente danneggiati. Hitman qui, Assassin, abbiamo perso due uomini, passo. Oh, Hitman Atwall qui è Assassin, il cassa ha distrutto il carro, passo.
Ce n'è un altro? Ho utilizzato un mistura grasso. Attenzione che c'è un veicolo vicino all'Andy. Vieni qua. Uno. Sì. Dietro la casa. Masto. Rotolato. Forse era giù. Sì, è un fucile quello. Qua c'è qualcosa? Bene ragazzi, io direi di avanzare e conquistare la città. Ambi, mi spara un missile? Un ambi. Tecnica alleata. Amo, tecnica! Tecnica alleata. Penso sia alleata. Dici? Tecnica alleata. Come cavolo è finito il mio missile? Ma c'è più di mezzo? Prendete due chiaro e andate con questo. Qua a destra, 251. Stavo quella in fondo. Ma non c'è un... È un ambi nemico. Non so se è la torretta, non vedo. Mi metto sul gunner, poi mi sono caricato dal... quando scendiamo, eh. Faccio io quella 50. Mica questa 50 che ci penso io, paghi. Se c'è la gamba rotta non più un po' voce. No, ma però ficca con la 50 che ci penso io qua che. Non ci starà la gamba, Corretta alta, non posso sparare. Fermo così. Per la tecnica. Boh, Sketch e Toso stanno arrivando. L'altro ambi è disabilitato. Boh, non lo so. Tranquillo all'esterno. No, dopo che è passato la pace anzi dopo che è passata la cannoniera che ha devastato tutto, la rimando a casa perché sta facendo più danni che è successo? Che botta, allontaniamoci, va. Mio Dio, che legnate. Ci sono un po' di fuochi artificiali. E li stiamo sentendo. Non era previsto. Comunque qualcosa, qualcuno con un missile guidato ha buttato giù la cannoniera. No, ha tirato giù la cannoniera, il C-130 con la cannoniera ha tirato giù. Ma che esplosione! Sei a posto? Cante qui. Interrogativo, ci sono sull'edificio? Unpack sì, bandage section. Lifehack e Lamfhack. Control Windows, vai a impaccare il tuo kit medico. E poi, attenzione ragazzi, attenzione.
Comunque stanno esplodendo i colpi della cannoniera, dobbiamo metterci al sicuro, eh. Come siamo messi qua, ragazzi? Mettete in sicurezza. No, è esploso la cannoniera. Ah. L'hanno tirata giù. Sì, sì, l'ho segato. Ah, è morto. Continuiamo lungo il muro. Ares? Hai visto che bello il sistema di corde? Winter, scendi, scendi che sono corte le corde. Ok, possono scendere. Oh, chi è che è caduto? Ok, Winter, sganciati pure. Terra qua, sulla strada, passo. Chi è che ha un fumogeno? Io. Maggiore. Colore? Giallo. Lancia. Angel 11, fumo giallo, passo. Perché c'è una droga? È visibile a me. A tutti gli hitmen, evacuazione rapida per i feriti, passo. Angel 11, riportaceli velocemente, passo. Sono tutti in preventivo. Attendere. Ragazzi, per chi è ferito e vuole fare un'evacuazione veloce che ritorna. C'è anche il defibrillatore qua. Se c'è qualcuno che ha una comunicazione. Angel, procedi pure, passo. Siamo all'ambine, attenzione. Primo, quindi...
problemi. Adesso non ti dice. Piarto per Dan. Guarda, adesso provo io. Piarto sono qua, ti dice. Vabbè, non è vero. C'era ancora la mia roba dietro, c'era come fa. Oddio, sta ruota da. A proposito, come siamo messi di benzina? La benzina eravamo messi bene. Però se stai guidando te. Sì, un po' di macchina disfatta, sì sì. Hai preso una cannonata te. Intanto stanno arrivando due veicoli, sì. Sì, ho visto. E ti ho tirato tre colpi di cui uno è andato a segno. Ma c'è solo tre caricature da 100. Cioè, sta ancora fumando il C130. Però alcuni l'avevo messo dentro la Jeep, buono. Tornerà abbastanza di carburante. Ci sei caricatori solo 600 volt. Sì, sta ancora fumando, ma che roba. Che inquinamento che facciamo. Che è successo? È caduto il C130. Come? Non lo so, l'hanno abbattuto con qualcosa di guidato. Va bene. Villaggio in sicurezza, paghi ordini. Oh, dobbiamo attendere i veicoli. Ma ci abbiamo un obiettivo assegnato? Bene, veicoli. Ci sento un po' la stanchezza. Ci abbiamo una luce per la macchina, per la mappa in più? No, io non ce l'ho proprio. Io me l'ero portata, non so perché è sparita. Forse quando ho switchato il kit per terra con quello del cadavere ho preso quello sbagliato? Io non lo so. Non lo so. Un po' di casino varati. Bene, più avanti potremo trovare comunque un'altra cittadina nemica. Questo è ancora in giro a combinare che. Purtroppo io non vedo niente senza luce. L'unica cosa che posso fare sono push-up, scorda. Non sarà più il peso. Mi dicevi, ma qua non ho staccato troppo. Io adesso sì. Che è saltato? Esplosione 113 dentro la gara. Penso che abbiano tentato. È stato l'ingegnere, ha fatto l'altra veicolo. Ho detto, ma non mi sentite sta cazzo di radio? Sì, la sentiamo, ma tra. Brava! Non ti sentiamo. Sai che vuoi? Io l'ho sentita, a me è arrivata la comunicazione, stavo chiedendo a te i paghi, quindi non so perché no. A te non è arrivata. Che cazzo non so io. Non so veramente che a te non è arrivata. C'è qualche problema con la radio, non so perché la comunicazione è. Sì, ritorniamo al T-Far che è meglio. Sicuro, ritorniamo al T-Far che è meglio. Questo è un botto di tutti illuminati. No, tre mesi che lavoriamo su sta roba qui, insomma sta. Wow, c'è un secondo solo. Ma spengere il motore come vediamo? Passiamo senza benzina tra poco. Ecco. Ci stiamo aspettando la consegna. Sì, arrivano le macchine. Abbiate pazienza che gli elicotteri ci mettono un attimo. Arma 101. Io non lo so, penso che vada al monte. No. Va bene. Prossima posizione. Se vedi che sto fermo, vuol dire che ho preso solo sulla tastiera. Basta, ragazzi. Dov'è Sketch? Oh, oramai è sicura sta zona. Sicurissima. Dove dobbiamo andare, maggiore? Dobbiamo salire lungo la strada e rendere sicuro l'Afghanistan. Non ti senti già al sicuro qua che abbiamo bonificato? Non sentirei più sicuro la base. Vuoi sentirti a quattro sicuro? Sì, sì. Non ti senti sicuro mentre aspetti gli MV che arrivano dal cielo? Comunque come li abbiamo ordinati, come li abbiamo presi, sono esplosi tutti.
Pagano i contribuenti. Andiamo al prossimo giro MRAP. E non li prendiamo più gli MV. Allora, M2 in arrivo. Che almeno l'MRAP resistevo. Ci stanno arrivando gli elicotteri, ragazzi. Controlla Windows, equipaggiamento, stacca jet, poi fai attacca luce chimica. Sta andando bene, dai, però questa è stata un po' sudata. Più dell'altra. Boh, noi siamo arrivati solo all'inizio, sono loro che si sono fatti tutto il villaggio. Lasciamo che loro si divertano. Cioè, ci stiamo lavando un po' meno di solito. Ottimo, ottimo. Stiamo in coda a sto giro noi. In coda? Sì, sì, vi lasciamo pure andare. Si divertono. Faccio co-driver a sto giro. Ok, faccio il giro uno io. Oh, tutte le volte che finisci di vedere col visore notturno sembra che ti sei fatto di funghi. Ma quella... quel veicolo lì? Mi sa che lo abbandoniamo qua. Sì, è danneggiato. Posso farlo saltare in aria? Ma che saltare in aria? Lo faccio venire a prendere con l'elicottero. Oh, è prezioso. Ma scusa, guarda che anche gli altri sono andati a prenderlo con l'elicottero, i veicoli danneggiati. Il problema è che non c'è una visione per la mano. Bene, proseguite, vado a fare cambio birra. Oh, ma comunque siamo dentro ancora in tanti, eh. Adesso ci sono io al piano, vedi che... Cosa stiamo aspettando? Perché succedono queste cose, non c'è comunicazione, che fai? O lasci la mezz'ora, 40 minuti in base a chiamare il radio e nessuno gli risponde. Comunque non abbiamo incontrato. E c'è? Dai, ci siamo, non ci mi ricordo con un altro, se non pronti con una. Rete? Io sì. Io sono su entrambi i canali. Il maggiore va detto proseguire, però. Penso che parlano a voce, ma non mi sento che parlano in radio. Il maggiore ha detto che dobbiamo proseguire. Accosta vicino a lui. Si stanno organizzando. Sì, si stanno organizzando. Possiamo proseguire. Lasci lì. Volete. E là, di là del finestrino. Ares. Ecco giù. Proseguite pure voi. Sì, in direzione dove dobbiamo procedere. E quell'obiettivo giuro un attimo delegato. Accendi i fari adesso. Vediamo. Oh mio Dio, i fari.
se nel momento si la luce non devi uscire fuori e andare fuori. Andare davanti alla luce. Se no basta che scendo io che c'ho la luce attaccata che si vede. Ma col visore notturno fa scassare. Se vieni qua davanti sono tipo dei coni. Ok, quindi la luce si bugga se la attacchi e stai sul veicolo, devi staccarla e devi attaccarla. Non ci siamo, noi siamo BJ Charlie. Bisogna un attimo. Non si accende la luce. Chiedere perché ci sono dei campi di ribelli in questa zona. Definisci zona? Circostanza collina, penso. Attimo, 8, 5, 4, 6, 7, 6. Cada est, mi è stato indicato prima. Ah, est. È un campo di ribelli, però per questo aspetto conferma della maggiore. Siamo arrivati già a BJ Charlie, abbiamo due strade possibili, bisogna un attimo chiedere conferma. Per di posizione, Paoli. Cosa? Posizione del campo nemico, ribelli. Da est, non abbiamo posizione precisa. Abbiamo visto dei contatti in quella zona, si presume che ci sia un campo di belli. Bene. Che facciamo? Sopra sulla collina, quindi. Aspettiamo il maggiore. Eccomi ragazzi, sono ritornato, scusatemi. Allora, non fai equipaggiamenti qua, ma ci andiamo. Proseguiamo per il campo di belli o proseguiamo all'incrocio a destra? Esatto, procediamo lungo la valle, perché il campo ribelli dobbiamo raggiungerlo in elicottero, è molto in alto. O comunque, a dirvi la verità, il campo ribelli si può prima spazzare via con l'artiglieria e poi procedere in un secondo momento. Sono arrivati i feriti? No, no, stanno arrivando i feriti, ragazzi. Aspettiamo. Eh sì. Ma che cavolo, tutte le volte, no, sta radio la butto via. No, ma prima quando Frost ha chiamato Angel mi ricevi interrogativo. Beh, un po' a terra, non li vediamo. Stanno qui, questa sarà di Davico. Prima quando tu stavi dentro la casa lì, ma io stavo qua dietro, sentivo come un gruppo di... Procedi pure con RTB, passo. Buon, dai che procediamo lungo la strada. Destra. Sì, no. Ares, che ne dici di sto sistema di recupero dei mezzi? Funziona. È molto bello, eh. Ma tu sai che adesso i villaggi ci faccio arrivare gli elicotteri, recuperano i rifornimenti e li portano in base? Sì, ho visto la dimostrazione l'altro. Mamma mia, che roba. Non abbiamo più pilota, eh. Perché? RTB. Va nanna. Ha chiamato per radio comunque, eh. Sì. Ares, dobbiamo ritornare alla task force, è più bella. Devo andare a
conti che facciamo questa cosa qua, poi io da occhio ho letto. Boh, pensavo, non siete mica tutti come me che... Ma che cavolo di foto mi manda l'Elisa? No, dai, Tosu. Cosa funziona? Guarda, se si può mandare sta foto. vediamo, ma vandi, vediamo. Cioè, sto giocando, mi manda sta foto. A parte che... Ah, già, che è in America. Che stupido, è per quello che... Dove sei tu? Fuso orario. No, comunque... Penso, per voi è tardi, per me è ancora presto. Per me è tardissimo, devo svegliarmi domani alle 7. Pensa che io sono abituato a lavorare dalle 22 alle 9 di mattina. Cioè, non capisco più qual è il giorno, qual è la notte. È la stessa. Vorrei provare a vedere cosa vuol dire lavorare di notte. Anche a me. È bello perché nessuno ti rompe i coglioni e se trovi qualcuno non c'è nessuno che ti vede a prendere lo schiaffi. Oh, che bello. Guarda che foto mi manda. È un po' strana. È più facile fare una cosa sola. Non puoi dire né sì né no. Questa cosa diresti, Tosu? È uno smè. Smè. Uno smè. Smè. Significato di smè? Me. Ma anche la faccia, vedi, che boh. Boh, è vero. Si era mai cacio. È un po'. Smè. Un po'. Non la faccia da smè. To, Ares, guarda. È molto, molto smè. Sì, è molto. Boh. Ah. Ah, l'esposito. Ma boh, ragazzi, no, 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 dal vivo è molle, ma non è quello che sembra in foto. Ho visto di persona. Eh? No, l'ha vista, no. No, boh, è qua a Varese lei, eh? Sì. Sì, 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 adesso è in ballo qua con un bar, qua a Varese con un'altra, a far le sceme sempre con quelle cazzate di... Ma ha fatto la pubblicità della Glory Hall. Che lei fa la barista e l'altra invece oddio, com'è che si chiama? Quella con gli occhiali bionda. Minima idea. Meno interessa. Che c'era lei che faceva la barista, l'altra che chiedeva dei buchi che c'erano in bagno e gli risponde: sono per le Glory Hall. E lei fa: ma come? E gli fa: come faccio a tirar sui soldi del bar? No, sì, una cavolata del genere hanno fatto. Ma il bar è qua a Varese, che dove c'è il Glory Hall. Ah, veramente c'è proprio. Sì, c'è veramente, sì. Cioè, non viene usato, cioè. Non lo so, non chiedono. Non ci sono mai andato, comunque c'è. Spero che non si. Ma la faccia non mi piace, non capisco perché mi ha mandato sta faccia. Vediamo la faccia. Ma. No, ma è. Boh. Ora sei tu che stai guidando, vero? Eh? E tu che stai guidando? Io sto guidando. Io? Che? Ma è così pure sto. Mi sembra stai guidando molto meglio. Dopo che ho preso. Guarda, in questo momento sono su Instagram io. L'artigliere. Siamo ultimi in coda. Meno male, così almeno non saltiamo in aria, sketch. No, però... Oppure andiamo in bocca al nemico. Aspetta che mi hanno scritto. Anche sketch non sei online. Io devo guardare. Ah, io quasi mai sono online la sera, più che altro perché... Se no mi rompo. No, perché ti stavo cercando perché avevo condiviso la foto dell'Elisa. Dove sei finito? Aspetta, non c'è. Sketch, no, ti trovo, eccoti qua. No, più che altro non c'è mica così sempre offline perché sono staff. No, dicevo, sempre... valuta anche tu sta faccia. È uno smè. È uno smè. Non è un me, ma. Sei una bancaccia. È come mangiare il ketchup. È uno smè.
a 140. Bene, chi è che scende con me? Andiamo, andiamo, andiamo Ares. 140. Sono dietro alle robe, capannetta, ti vedi? Direzione 140 RPG, attenzione.